Cari amici di pianoconcerto.it e del nostro canale YouTube, eccoci qui a questa nuova puntata di How To, in cui andremo a vedere la Transport Window in Pro Tools. Avendo capito dalle precedenti puntate che la registrazione è un processo molto complesso, Pro Tools ci dà tre distinte finestre per poter lavorare: la Transport Window, la finestra di mix e quella di editing. Queste finestre sono il cuore di Pro Tools ed ognuna di esse ci dà un set di funzioni per specifici controlli. In questa puntata andremo ad analizzare la Transport Window e vedrete che ci sarà veramente molto da dire. Dunque, per aprire la Transport Window andiamo su Window e clicchiamo qui su Transport, oppure lo shortcut da tastiera Command più tasserino numerico 1. E come vedete, questa è una visione molto minimale della Transport Window, che contiene le funzioni tipiche del trasporto meccanico del nastro, che muovi quindi il nastro avanti e indietro rispetto alle testine di registrazione e di lettura. E in questo caso questa invece controlla il processo digitale che corrisponde alla registrazione, alla riproduzione, al comando di stop, di rewind, di fast forward, eccetera. A livello più alto possiamo dire che questa offre un set molto più vario di funzioni rispetto a quella del trasporto meccanico del nastro. Quindi la Transport Window può essere espansa e ridotta a seconda delle nostre necessità. Sarà infatti possibile mostrare o nascondere parti di essa andando nel menu View alla voce Transport e cliccando appunto su una di queste opzioni, oppure tramite questa freccetta. Bene, abbiamo tolto le spunte a tutte, quindi andiamo a vedere quali sono, analizzare i controlli di base. Il primo è il pulsante online. Cliccando questo pulsante, Pro Tools permette di registrare e riprodurre il flusso audio con dispositivo esterno. Prima di poter usare questa funzione è necessario collegare un device esterno specificando i settaggi di sincronizzazione di Pro Tools. Il secondo è il pulsante di Return to Zero. Cliccando su questo pulsante torneremo all'inizio della sessione. Possiamo anche premere il tasto Enter della tastiera se non vogliamo utilizzare il mouse. Quindi o Enter per tornare all'inizio della sessione, oppure il pulsante Return to Zero. Benissimo. Il secondo pulsante di questa serie è il pulsante Rewind. Cliccando e tenendolo premuto, ad esempio in una zona della nostra sessione, ci permette di tornare indietro nella timeline. Al rilascio del tasto, il marker di start verrà posizionato nella posizione in cui abbiamo rilasciato il pulsante Rewind. Quindi se premiamo il pulsante di stop, in fase di riproduzione, la testina di lettura verrà riposizionata dove è stato inserito il marker dal pulsante di Rewind. Proviamo. Vedete, è stata riposizionata il marker di start. Adesso, partendo con la riproduzione e premendo stop, vedrete, ritorneremo nella posizione di start. Benissimo. Il pulsante fast forward funziona intuitivamente come il pulsante di rewind, pertanto non ci perdiamo tempo. È importante però dire che anche in questo caso, al suo rilascio, il marker di start viene posizionato nel punto di rilascio. E, andando avanti, abbiamo il pulsante di Go to End che ci porta al termine della sessione, quindi è l'inverso del pulsante Return to Zero. Benissimo, andando avanti, il pulsante di Stop ferma la riproduzione o la registrazione ed è possibile fare lo stesso con la barra spaziatrice. Il pulsante di Play invece inizia la riproduzione o la registrazione se è selezionato anche il pulsante Record Enable. E come nel caso dello stop possiamo sostituire la pressione di questo tasto alla barra spaziatrice. Pertanto la barra spaziatrice si comporta come pulsante di start se la riproduzione è ferma e come pulsante di stop se la riproduzione è attivata. E vediamo per ultimo il pulsante di record. Questo ci permette di mettere il sistema in allerta per una registrazione delle tracce che sono abilitate però alla registrazione, quindi che hanno il pulsante di record enable attivato. Per utilizzare questa funzione dovremo avere pertanto almeno una traccia abilitata alla registrazione, altrimenti ci viene restituito un errore. Vediamo, attivando Record Enable e premendo Play per iniziare la registrazione, Pro Tools ci dice che non ci sono tracce che sono abilitate alla registrazione. Benissimo, quindi dovremo semplicemente attivare questo pulsante di Record, vedete, e questa volta partendo con la registrazione andremo a registrare quello che stiamo dicendo. Prova 1, 2, 3. Stop per fermare la registrazione e disattiviamo il pulsante Record Enable sulla traccia. Andando a far partire la nostra riproduzione, sentiamo che la registrazione è stata effettuata sopra la registrazione già esistente.
Prova 1, 2, 3. La qualità non è molto performante proprio perché abbiamo registrato in questo caso con il microfono del computer, ma possiamo dire per esempio però che esistono diverse metodologie di registrazione alle quali è possibile accedere cliccando con il tasto destro del mouse sul pulsante di record. Ma non è questo lo scopo di questa puntata. Ci tengo solo a dire che in questo caso abbiamo sovrainciso sopra una registrazione già esistente. Con queste altre opzioni è possibile ad esempio creare una registrazione che non sia distruttiva, ma che venga aggiunta a una certa lista all'interno di questa traccia. Con Command Z andiamo ad annullare la registrazione che abbiamo fatto e procediamo. Benissimo, andiamo a vedere i contatori. Torniamo in questo pulsante che apre tutte le opzioni disponibili da Transport Window, oppure vi ricordo dentro il menu View, dentro Transport Counters, e i contatori ci dicono essenzialmente dove ci troviamo all'interno di una sessione. Se questi, come in questo caso, come nel caso precedente, non erano visibili, abbiamo visto è possibile accedervi tramite questo pulsante. Benissimo. Quindi questi ci dicono dove ci troviamo all'interno della sessione e possiamo cambiare il metodo di visualizzazione semplicemente cliccando qui su questa freccetta a destra del display, in cui possiamo andare a scegliere la nostra scala, ovvero in bar e in bits, in minuti e secondi, time code, fit and frames e samples. Lasciamo bars and bits per il momento. E adesso passiamo alla visualizzazione expanded. Quindi cliccando su expanded vediamo che il secondo di questi contatori ci dà una lettura diversa della nostra posizione all'interno della sessione. E in questo caso, ad esempio, in minuti e secondi. Benissimo, veniamo a quest'altro display e analizziamo i pulsanti di pre-roll e post-roll. Il pre-roll ci permette di settare una certa quantità di tempo prima che la riproduzione o la registrazione abbia inizio. E la traduzione di questo termine è infatti pre-conteggio. Proprio perché magari dovendo registrare solo una parte dobbiamo fare familiarità con il tempo e quindi è utile ascoltare alcune battute prima di iniziare la registrazione. Quindi il pre-roll si occupa di settare una certa quantità di tempo prima che la riproduzione o la registrazione abbia inizio. Vediamo infatti che se iniziamo la nostra riproduzione questa non partirà dal counter 40 ma dal counter 32, proprio dalla battuta 32, proprio perché è stato selezionato un pre-roll di 8 bar. Anzi, in questo caso addirittura di 16 bar. Il post-roll è il contrario del pre-roll, ovviamente, ed è possibile qui settare una certa quantità di tempo dopo la fine della sessione per far continuare la riproduzione o la registrazione. In quest'altra, in questa zona destra di questo display, alla voce Start, è possibile settare l'inizio della riproduzione o della registrazione. Vediamo infatti il marker di Start si è mosso. End, al contrario, setta la fine della registrazione o della riproduzione. Length ci mostra l'intervallo in bar tra i punti di Start e di End. Quindi in particolare è il differenziale che c'è tra End e Start, ovvero la sottrazione tra la posizione di End e la posizione di Start. Per ultimo, vediamo i controlli MIDI, cliccando su MIDI Controls, e il primo pulsante, qui in basso, a sinistra, è il pulsante di Wait for Note. Fa in modo di iniziare la registrazione solo quando si riceve un messaggio MIDI, ad esempio dalla nostra Master Keyboard. In questo modo siamo sicuri che la prima nota sia perfettamente all'inizio della sessione registrata. Il secondo pulsante è il metronomo, e questo accende e spegne il segnale del metronomo che viene inviato tramite il MIDI Out all'interfaccia MIDI. Abbiamo ancora il MIDI Merge e con questo selettore è possibile aggiungere dati MIDI ad una registrazione MIDI già esistente anziché cancellare i dati MIDI già registrati. Per ultimo, questo pulsante è il pulsante Conductor e cliccandolo verrà attivata la tempo map definita nella linea temporale della finestra di End. Per ultimo vediamo il pulsante qui nel display della parte MIDI, il pulsante count off, e cliccando su questo pulsante verrà acceso o spento uno specifico count off della lunghezza scelta, in questo caso 2 bar. E meter invece ci dice la misura della nostra sessione che abbiamo adottato per la nostra missione, in questo caso 4 quarti, e il tempo ci dice quanto il metronomo debba battere su un preciso valore, in questo caso siamo a 120 sui quarti. Anche per questa puntata di How To è stato detto tutto, vi ricordo sempre che per qualsiasi domanda, incertezza,
potrete contattarci iscrivendovi al nostro forum raggiungibile all'indirizzo www.pianoconcerto.it e cliccando sul pulsante forum. E io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando alla prossima puntata di How To. Di nuovo,